Uè ragazzi e bentornati! Oggi voglio parlarvi di Mary Colpo del Tuono. Cos'ha di speciale da dedicarci un video, direte voi? Mary Colpo del Tuono, quando si rompe il suo scudo, respinge e stordisce i nemici nelle vicinanze per un secondo, infliggendo anche 47 danni base. Premetto che io questo video lo sto facendo dopo averla provata un bel po', mi è piaciuta un sacco come si è comportata in certe situazioni e voglio rendervi partecipi a tutti di quello che è successo. Ma prima vi voglio spiegare un secondo la build. Innanzitutto abbiamo la perk di Mac, che cosa fa? La tecnica ombra rigenera 2,7% di scudo al secondo. Quindi più nemici uccidiamo con le spade e con le armi da mischia, più avremo la tecnica ombra attiva e più ci si rigenererà lo scudo. Quindi sono andato a aumentare i danni delle spade, ovviamente, in quanto comunque sono un amante delle spade e penso proprio di utilizzare per esempio la lama spettrale. Aggiungiamo eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce rifroccheggiante per avere ulteriori danni e ulteriore velocità d'attacco da mischia. Visto che questo eroe è comunque molto particolare, ho deciso di aggiungere anche ali del drago. La perk di survivalista ovviamente è fondamentale in questa build, raga. Se ci sono ninja che magari potete farne a meno, qua assolutamente è meglio mettercela. E poi c'è questa piccola variante. Io ho provato a cambiare questa perk più di una volta. Innanzitutto mi è piaciuto molto come si è comportato Aura Corrotta. La tecnica ombra infligge 6 danni base ogni secondo ai nemici vicini. Quindi cosa succederà? Ogni volta che noi entreremo in modalità ombra, tutti i nemici vicino prenderanno danno, verranno storditi se ci colpiscono, quindi verranno respinti indietro, e insomma è una catena di danno, stordimento, eccetera eccetera. E se messa in atto anche in un livello troppo basso, ovviamente non perderemo mai neanche tutto lo scudo. E con questa build è importante che noi veramente perdiamo lo scudo, cioè riusciamo a rimanere in vita con quello che è lo scudo minimo che si continua a rigenerare, e la vita del survivalista che comunque ci continua a rigenerare la vita. In sostanza è questo il piccolo trucchetto, ma so che adesso ho spiegato così a parole è un po' complicato, perciò vediamo il gameplay. In questo video ovviamente cercherò di salire di potenza e vedere fino a che punto si può spingere questa build. In questo caso ho dovuto aspettare un bel po' prima che gli zombie riuscissero comunque a rompermi lo scudo, in quanto c'era comunque un compagno con Scorch Drago che mi stava da supporto, e sono riuscito ad attivarlo veramente parecchie volte, questo in una difesa Montespago al 100. Comunque, volevo farvi osservare una cosa insieme a me. Notate come questi zombie che adesso nascono di livello 100... vabbè. Ma questo Scorch Drago è fortissimo, ragazzi! Vi prego, toglietemelo da qui! Lo vedete lo scudo? Faccio fatica a perderlo. Quindi di conseguenza, quando sono supportato così tanto, faccio fatica ad attivare il mio bonus. L'ideale, secondo me, sarebbe andare in una zona ancora più elevata. Cioè magari con i zombie un pochino più potenti, intendo. Ora proverò comunque ad attivarvela qui, voglio vedere se riesco. In caso questo Scorch Drago riesce un attimo a calmarsi, riesco pure. Ma se continua a darsi da fare così tanto... Oh, la bomba di lava, ok, ottimo, mi sono tolto tutto lo scudo. Ok, vedete come riesco a respingere e riesco quasi a combattere veramente liberamente in mischia. Anzi, quasi mi fanno piacere quando arrivano api, streghe da lontano che mi lanciano, mostri della nebbia. L'importante è che non muoio in sostanza, ma finché mi colpiscono mi va benissimo, anche perché continuo a riprendere sia vita che scudo, continuo ad attaccare veramente in offensiva, cioè non è che faccio lo squarcio e scappo. Magari faccio anche lo squarcio ma resto in mischia. Quasi non me ne frega nulla di fare lo squarcio del drago, ecco. Ok raga, alziamo il livello al 140, quindi Montespago 10, non ci sono trappole, non so come sia possibile, è una lobby pubblica, non conosco il leader, non conosco le persone, voglio solo mettere in pratica il mio eroe, perfetto, voglio dire, non ci sono trappole, perfetto per me per combattere. Ok, come vedete in questo caso anche a Montespago 10 riesco veramente a stare
diciamo, leggermente in vita. Siamo in 3, non siamo in 4. Quindi vabbè, potrei essere boostato leggermente di più, ma non deve essere un problema. Comunque una build deve funzionare anche se siamo in 3, in sostanza. Beh, sta funzionando, devo dire. Sta veramente funzionando bene. Non riesco ad attivare tantissime volte il bonus, però vedete, già inizio ad evitare le bombe di lava in quanto non avevo già tutto lo shield. Poi mi sono trovato molto bene, ovviamente sostituendo ombra ammantata con carica rapida, così riuscirete a spammare quelli che sono gli attacchi di altre armi secondarie, sarà molto utile anche questo. Ovviamente non potremo puntare sull'infinità degli attacchi, però potrebbe essere un utilizzo in più. Spetta soltanto voi a decidere come utilizzarla. Secondo me è un eroe veramente veramente divertente da utilizzare, infatti tutti i miei compagni mi guardavano con aria stranita mentre usavo queste abilità. E ci sta, salva il mondo è bello perché è vario, ricordatevelo raga, non è detto che dobbiate usare per forza un ninja straforte, non è detto che dobbiate usare per forza attacchi infiniti, è bello anche perché è divertente. Questa build è efficace e anche divertente secondo i miei gusti. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione, mi raccomando fatemela sapere con un commento. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella! I wish to stop.